Ok, salve a tutti ragazzi, in questa guida vi insegnerò come fare un fotomontaggio con Microsoft Picture Editor Photo. Allora, vi dico già che questo è un programma molto professionale e... Cioè, meglio è Photoshop ovviamente. E sì, vi spiegherò le funzioni di Picture Editor. Non sono tantissime, ma molto semplici. Allora, innanzitutto io ho importato questa immagine, come vedete la riconoscerete perché è l'immagine del Mac. L'ho fatta da aggiungi qualcosa e immagine dal computer. Allora, dopo voi sceglierete un'immagine qualsiasi dal vostro computer che vorrete modificare. Allora, io la adatto al... all'immagine qua. Ok, circa. Adesso io non faccio, non sto qua a farla precisa. Ok, perfetto. Allora, ovviamente per modificare la foto bisogna cliccarla e ci deve essere questi contorni qua con i pallini gialli, altrimenti non li farà ritoccare la foto. Infatti vediamo, se faccio il ritocco, ergo la tinta, mi dirà di selezionare... ah no, aspetta, scusate, questo non riguarda la selezione, riguarda gli effetti. Vabbè, non importa, come ho detto. Allora, cominciamo da ritaglia e ruota, cioè ruota in cui potete ruotare l'immagine a destra, mezza rotazione, così. Come vedete, se faccio così verrà ruotata a destra, così a sinistra. Facciamo l'imposta, però adesso oggetto, vi dico già. Allora, l'intera immagine prenderà tutte le immagini che avrete nel progetto. Quindi se avete due immagini, questo con l'immagine intera immagine prenderà tutte le immagini e le ruoterà. Se invece oggetto, voi dovete selezionare un oggetto da questa barra qua a destra e ruoterà solo quell'oggetto. Adesso in questo caso non faccio nulla. Allora, poi c'è ritagliatela, questa è un'opzione per ritagliare delle aree. Se facciamo così, beh, vabbè, non importa, vabbè, personalizzato. Intanto, cioè, ci sono queste varie figure e adesso vi mostrerò cosa servono. Si chiamano a caso, questo è un puzzle. Adesso vedete, se faccio così entra, ecco, vedete, l'immagine verrà tagliata come l'immagine di un puzzle. L'area che ritaglierete è quella più buia, quindi le aree più sfocate, quelle più chiare, saranno quelle che verranno lasciate da parte, verrà tagliata solo la parte più buia. Adesso facciamo l'imposta perché non voglio modificarla. Ok, perfetto. Ed è qua, stiamo capendo un po' le varie opzioni di Picture Editor con rileva contorno. Ora vedete, facendo così, in questo modo si potrà tagliare in modo, se facciamo così, in modo perfettamente dritto. Vedete? Ok, quella, l'area che taglieremo sarà quella interna a questa, tipo qui, c'è questa, mi sembra di capire che sia così. Nessuno spessore, piccolo, grande, molto grande, ma non importa, meglio io annullerò perché non, così dopo posso continuare a mostrarvi l'editing.
Tracciando un'area personalizzata potete fare tenendo premuto il tasto del mouse sinistro, potete ritagliare a vostro piacimento. Questa opzione vi consiglio di usarla con uno zoom ben zoomato, così, perché questa opzione servirà per gli editing a immagini più ravvicinate, più precise. Questo qua infatti è un'opzione più di precisione usata più che altro per prendere le immagini di persone e aggiungere ad altre. Beh, poi farete voi come volete voi, insomma. In base al colore scegliete un'area dell'immagine di un colore, tipo scegliere il fucsia qua, e prenderà tutte le aree con lo ce ne sono poche, vedo. Tutto poche. Ah, ecco, perché okay, era attivo il leggero, sono tutte aree simili. Ora vedrete che se faccio qua... No, perché... Colori unici. No, pazienza. Se io clicco dovrebbe... Ecco, infatti viene presa tutta. Perché tutte le aree simili con lo stesso colore. Avete capito? Beh, vi spiegherò meglio. Poi c'è l'ultima opzione con una forma taglierino. Questo qua è più com è come l'altro, insomma, che vi ho mostrato prima. Insomma, vedete? La farfalla va bene comunque. Vabbè, l'importante è che i ritagli ci siano stati fatti, insomma. Ok, correggi i livelli automaticamente, correggerà, vedete, il colore in base a, cioè riconoscerà automaticamente gli errori, diciamo, dell'immagine e li adatterà a una luminosità e a un contrasto standard. Quindi renderà luminosità 0 e contrasto 0. Dopo vedete cosa intendo dire. Quindi, allora, dato che adesso io non la voglio così perché non mi piace, beh, oddio, è bella anche così. Posso tornare indietro facendo nulla da questo tasto qua. E infatti tornerà come prima. Se io dopo voglio fare come prima, ecco qua, vedete? Ok, vi tocco luminosità e contrasto. Come avete visto, corregge i livelli automaticamente, come vedete, ecco qua. Che spunta fuori quello di prima. La luminosità vediamo che è un po' una e si sì, aumenterà ovviamente la luminosità dell'immagine rendendola tale da diventare molto luminosa, molto luminosa o poco luminosa. Il contrasto invece vedete che renderà l'immagine un po' più definita, se non definita. Sì, aumenterà ovviamente anche lei il contrasto, cioè non c'è un termine proprio preciso per il contrasto. In ogni caso, vabbè, servirà per dosare una giusta quantità di colore, cioè serve per abbellire anche un po' l'immagine, per vivacizzare un po' i colori. Infatti, come vedete, il contrasto li vivacizza un po'. Infatti vedete il nero che diventa sempre più vivace, anche troppo qua. Vabbè, qui ritocco regola tinta. Ok, ora scegliamo un colore qua, facciamo un bel verde. Ora intensità farà sì che i due colori completamente diversi uno opposto all'altro, come vedete qua, qua renderà il colore che l'intensità qua. Allora vedete che il verde è il contrario del fucsia, quindi voi sceglierete una tonalità più opposta all'altra. Quindi se vo noi volessimo far diventare l'immagine un po' rossastra, sceglieremo l'intensità
di blu, cioè di ciano, che è il contrario del rosso. Adesso è troppo rossa, quindi diminuiamo l'intensità. Adesso è diventato un po' più, vabbè, 23. Come vedete, adesso non è più come prima. Se adesso lo rimpostiamo, vedete che è un po' più fucsia, adesso immagino, anziché rossa. Bene, allora, poi corregge occhi rossi, questo qua è per le immagini scattate con la fotografia. E ovviamente qua, vedete? Ovviamente qua non servirà, infatti bucherà lo schermo. Quando si dice bucare lo schermo, vabbè, buca l'immagine, infatti, perché non è troppo definita e non ce n'è bisogno. Sembra che abbiano sparato. Vabbè, come vedete servirà solo per le immagini di persone con un flash scattato e diventeranno, cioè allora, questa opzione serve per fotografie fatte a persone con gli occhi rossi dovuti all'effetto del flash. Ovviamente se voi disattivate l'effetto del flash della fotocamera non servirà questa opzione. Ovviamente scegliete l'area dove modificare gli occhi rossi per farli diventare più normali e facciamo correggere gli occhi rossi automaticamente. Ovviamente l'immagine non servirà quindi nulla. Poi c'è la nitidezza. Questa qua, la nitidezza, beh, dice tutto. Aumenterete la nitidezza dell'immagine, invece, cioè, vedete che è più definita adesso, però è tutta. Se noi adesso facciamo meno 100, diventa tutta sfocata. Ovviamente la più bella è ovviamente la normale. Comunque voi se dovete, cioè se avete un'immagine sfocata, la nitidezza vi servirà molto per renderla più nitida. Se magari avete fatto una fotografia ed è tutta sfocata, la nitidezza vi aiuterà a mettere a posto l'immagine. Gli effetti antico, beh, an renderà l'immagine color beige e non, cioè non ha molto senso questa opzione, ma vabbè, vedete è più o meno un colore seppia, un po' più chiaro, sembra quasi oro. Torniamo indietro e facciamo bianco e nero. Ovviamente qua la dice tutta, ma questa immagine in bianco e nero non è proprio bella, quindi che ne diciamo di fare il negativo. Ma quante stelle, non ne ho neanche accorto. Vedi, ci sono pochi effetti, ma insomma non dovete adattarvi con Pictolite, non è un programma molto professionale come ho già detto. Qua sceglieremo la tonalità dell'immagine, se adesso noi la mandiamo sul verde, mi tira la verdognola e ci diamo l'intensità. Oddio, ma che bella che così. Vai, che bella. Vabbè, per ottimizzare aumenteremo l'intensità dell'immagine. Infatti vedete, se faccio 250, andiamo a 270. Artistica, a nulla. Effetti, disegno a mano libera è un po' come Paint, soltanto che Paint è ovviamente meglio. E qua sopra sceglieremo la matita, che qua non viene fuori perché non si sa. È un po' un pa, vi consiglio, se volete fare un disegno a mano libera vi consiglio Paint perché non ha molte scelte. Contorni, contorni evidenziati, evidenzierà un po' il contorno perché non viene qua fuori immagine. Comunque da voi sarà diverso, ecco qua. A me non viene fuori, sto andando un po' alla cieca. Voi qua sceglierete il contorno
per la vostra immagine, poi c'è la personalizzazione del contorno, che qua sceglierete il colore e qua il tipo di contorno. Qua non so perché non viene fuori l'immagine del contorno, ma in ogni caso voi ce l'avete là e... Capite voi come c'è a disposizione, perché qua non so. E anche perché il computer è una... Vabbè, abbiamo capito. Perché non ha fatto nulla? Ok, contorni sfumati, sfumerà il contorno e qua scegliete la percentuale di sfumatura. 100% ovviamente sarà tutta sfumata. Annulliamo l'operazione. Scusate se avete sentito un rumore di sottofondo, era il CD che usciva, ho fatto un CD. Quindi c'è passaporto, vabbè, questo non so, studio francese o così. Sì, potete fare una cornice, cioè mettergli una cornice. Sì, tante cornici bisogna... o magari tutte forse bisognerà scaricarle da internet, dal sito ufficiale, che adesso forse io non le ho mai scaricate perché non mi interessano. Aspettiamo un attimo, se io so che fa nessun nervoso, mandate avanti questo video, sennò oppure Sto poi lo faccio ripartire. Lo stop lo faccio ripartire. Un attimo solo. Ecco qua. E come vediamo, ecco qua, qua ci sono tutte le cornici a disposizione. Apri, vediamo. Vedete? Inserire il disco del Microsoft Work. Quindi non bisogna scaricare da internet. Vabbè, perfetto. Vabbè, non è un'edizione completa di tutto rito. Peccato, peccato, peccato. Vabbè, che non è neanche una gran perdita, però non sono neanche malaccio. Vabbè, non importa tanto, non è una gran perdita. Scusate che si è bloccato. Pronto. Eccoci qua sì, è venuto fuori un download del file, quindi forse si possono anche scaricare da internet. Proviamo a fare apri. Non so cosa succede. E nel caso andiamo avanti con il tutorial. Contorni qua li ho già fatti tutti. Aggiungi qualcosa, testo. Ecco qua, ora scriviamo una qualsiasi cosa, facciamo così. Vittoria. Ok. Ora lo adattiamo e possiamo anche modificare il carattere. Lo selezioniamo tutto e facciamo testo resto tipo di carattere. Spazzatura caratteri, quanta distanza c'è tra un carattere e l'altro. Scegliamo un carattere a caso, elefante, e qua, anche qua, vabbè. Qua apice, potete mettere l'apice, è utile per fare magari le potenze di, magari di una espressione, ma non credo che userete pitturite per fare un'espressione, ma non importa. Vabbè, c'è, se qualcuno vuole usarlo, lo può fare. Cancelliamolo e aggiungiamo un'altra roba, testo sagomato, insomma è più o meno la stessa cosa di prima, tanto che sarà più sagomato, forme linee, un po' come Microsoft Word, che ha tutte le immagini qua, così immagini da raccolta, le raccolte di Pictorite, sono immagini dal computer, immagini qualsiasi computer come abbiamo fatto prima, immagini dallo scanner, immagini dal computer, immagini dal fotogramma digitale, e prenderete un'immagine, insomma, dalla fotocamera. Ritocca più immagini, possiamo scegliere un'altra immagine o salvare l'immagine. Vi consiglio di salvare l'immagine da file,
salva con nome o salva, e lo salverete come JPG o BMP. Vabbè, spero di esservi stato utile, scusate per le interruzioni, commentate e iscrivetevi.